Amici cari, amici Gennaro Massara Pizzi con Donna Luisella e i suoi magnifici gemelli Mirko e Danilo. Sono staccato una bella pizza. Oggi la pizza rossa. La pizza staccata. E che dici? C'è una nuova pizza. Una nuova pizza? Casco, la chiami Casco? La chiameremo. Stiamo scherzando, loro due, oltre ad essere dei bravissimi pizzaioli, sono anche degli autentici e bravissimi corridori di moto. Come si dice? Perché non sono pratici. Piloti. Ci divertiamo. Mi diverti, vabbè, che è la migliore cosa. Quindi spiegateci un po', sì. Ah, sono bellissimo. Ci vediamo in pista? Io non vengo perché non metto paura. No, io niente, non qua, stiamo coperti. No, io a me la moto non è che piace tanto, a me piace le macchine. Allora vi vediamo sulla pista. Questo è l'amica delle moto, già no. Fatta toccava. È venuto un luogo caro, io con carte pure è venuto. Donna Luce! Eccoli qua! Va pure tu! Benvenuti a Sud, non è solo pizza, non è solo ristorante, ma è anche sport. Sport. E lui gemello per Saiola, corrono pure un po' in moto. Bravi, bravissimi! Ma vedi, quando si mangia bene. Come si mangia bene da te, si è atleti, brava, perché la gastronomia vostra di Benvenuti è al Sud è leggera, dà energia e fa stare in forma. Ok, grazie. E stanno partendo, aspettate, voglio facendomi vedere sta partenza, yeah. Allora eccoli qua, Danilo e Mirko. Ci siamo, andiamo. Moto, pista bike. Sono dei boli.
il primo gemello, fare un gemello Agamix, ma ci metto, sono talmente bravo che me la ci metto vicino Agamix, attendo. Come è andata? Com'è andata? Scusa se mi introduco. Benissimo, è andata molto bene. Molto bene, sì, è un giovanotto, sì. Che è tuo figlio. Imparerà anche lui. Imparerà, è per forza. Dopo l'esperienza del padre, il fratello dove sta il cane? Allora, un tuo giudizio su questa prova, corsa, che la crei? Prova. Siamo andati quasi bene. La moto va bene. Il pilota che è un poco scarso, però. E perché è scarso? Ci divertiamo. Vabbè, ma la cosa principale è divertirsi. Questo dicevo, sì, a tuo padre. È un modo per trascorrere la domenica piacevolmente. Per cambiare pure un po' d'aria. Per, sì, infatti. Per avere. Per togliere, bravo, un po' di tensione dallo stress delle giornate. Di lavoro stressanti. No, a me fa piacere perché io non conoscevo, non sapevo né un luogo né tantomeno che voi eravate così impegnati con le moto. Una volta al mese, questa volta. Vabbè, che le credo. Questa volta ti facciamo venire perché abbiamo una nuova moto. Ah sì? Sì, quindi verrai a vedere questa nuova moto che abbiamo proposto. Così senz'altro. Perché dobbiamo fare tu. Faccio io video. Vai con la nuova moto. Insomma, Graziella, sei tutta Graziella. A Graziella. No, io voglio la bicicletta a porto, come no. Io me ne vado in giro con la bici. No. Questa è uguale. Allora la porto. Quello che c'è il motore. È il coperto. Basta il lama fidere viene via e cosce me, sinceramente. Ed ecco qua la moglie del maestro. Abbiamo il top player. Allora aspetta, scusa. Allora vai, dici. Allora lui è il top player del momento in pit. Per me. Per te. Per me, per tutti, però, perché comunque fa dei tempi che noi non ce li sogniamo nemmeno. Quindi dobbiamo stare tutti uniti da lui, anche se oggi ha cappottato, però ma quelli sono gli incidenti, sì, di percorso. Esatto. Capita. Le gomme troppo vecchie. L'importante è sempre ricominciare. Rialzarsi, ricominciare. Si è rialzato subito ed è partito di nuovo. Bravo, con nuovo entusiasmo, sicuramente. Esatto. Allora dicevo, la console. No, ti do del tu, lo sai, sei ragazza vicino a me, ma può essere. Può essere nemmeno figlio, nipote. Io sono vecchio vicino a te. Cosa pensi di questa passione? Sono propositiva perché a loro serve proprio per scaricare al di fuori del contesto lavorativo. Spero tanto che si divertano sempre, che non ci sia mai competizione. E sono contenta, basta che non si fanno male, ma sono contenta. Vabbè, la cosa principale è questa, spera sempre il meglio. Assolutamente. Il meglio del meglio. Assolutamente. Allora, grazie a tutti, alla prossima, invitatemi quando ci sta sta moto nuova, perché veramente... La prossima pistata pizzata. Bravo, perché sta corsa me la già fa. Vabbè. E poi logicamente dopo ci facciamo sempre una bella pizza. Ciao agli amici di Gennaro, o Mastra Pizza. Grazie. Ecco qua, inquadriamo questi piccoli bolidi. Ragazzi, buona domenica.